sulle donne è un problema che si sta diffondendo sempre più intorno a noi. Ogni singolo giorno ci vengono raccontati dai media e dai giornali vicende ed episodi che vedono donne vittime di violenze. Salve, sono il preside della scuola elementare di suo figlio. La chiamavo per informarla che Matteo sono giorni che si comporta male e oggi addirittura ha rotto la finestra della palestra. Aspetto una sua telefonata per fissare un colloquio e per parlare del risarcimento. Arrivederci e buona giornata. Complimenti, hai ascoltato. È solo colpa tua se tuo figlio non va bene a scuola. Adesso i soldi del risarcimento che li sborsa io, ovviamente. Sei una fallita. Ma io un cazzo! Se sono una fallita! Basta, non ne posso più, sono stanca! Il teatro e le soprusi sono solitamente le mura domestiche. Tale fenomeno viene appropriatamente definito violenza domestica. Nella maggior parte dei casi chi provoca violenza è il marito, il fidanzato, il convivente o l'ex partner. L'uomo generalmente non soffre di gravi turbamenti mentali, anzi spesso viene integrato nella vita lavorativa e di relazione. Raramente le donne denunciano gli abusi subiti. Eppure spesso si tratta di violenze gravi che provocano lesioni, oltre a quelle fisiche, anche quelle psicologiche. Le donne aggredite provano paura, rabbia, insicurezza, perdita di autostima. Dai, appizzo. Oh, ma chi c'è? Bella. Uè. Oh, bella. Bella me. Bella me. Piacere. Piacere. Oh, vieni che ti faccio conoscere i miei amici. Oh raga, lui è il mio amico. Bella, bella. Dai, fatti due sbuffi, va. No, dai amore. Ma non rompere. Esiste una vera e propria sindrome psichiatrica denominata disturbo post-traumatico che colpisce donne vittime di violenza. Tali violenze si differenziano l'una dall'altra. Vengono denominate in maniera diversa, ma come ben sappiamo al finale è sempre lo stesso. La violenza psicologica, che può sembrare la meno cruenta, è quella che spesso colpisce la maggior parte delle donne. Adesso intervisteremo due fratelli per testimoniare la differenza tra maschio e femmina in alcune famiglie. Chiediamo, a che ora torni a casa la sera? Devo tornare al massimo alle 10:30. Non lo so quando ho voglia. Vai bene a scuola? Devo andare bene per forza, sennò lì mi metto in punizione. Sono stato bocciato due volte, ma i miei hanno detto che capita a tutti. Che compiti hai in casa? Devo aiutare a pulire tutta la casa, pure la camera di mio fratello. Io non ho mai fatto niente e mai farò niente, sono cose da donne. Io me ne vado. La violenza fisica vede vittime più concrete. Donne ferite, massacrate o addirittura uccise. La violenza economica tende sempre ad aumentare e mette le donne in condizioni di mantenimento. La violenza sessuale distrugge la dignità femminile e vede donne costrette ad avere rapporti sessuali contro la propria volontà. Stronza. No, non farlo! E tu che cazzo piangi? Eh? Vuoi diventare una pappamolla come tua madre? Femminuccia! Queste donne si porteranno dietro traumi a vita. Io sono contro la violenza. 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 Io sono contro la violenza.
E tu?